sia andato tutto alla grande. Signore e signori, fate un applauso a Belen Rodriguez. Vieni Belen, grazie ragazzi. Grazie a tutti i ballerini. Belen Rodriguez! Quanti calci ti ho dato ballando senza un senso? Tre li ho beccati. Un paio nelle caviglie gli ho dato. Però penso di averti strozzato per bene, sì, pure sì, io. Sì, eh. Sì, ma è una citazione. Avete colto la citazione? Povere creature, cioè citazione altiva. È una roba incredibile. Sì. Tra le altre cose, la prima puntata quest'anno, sì, c'era Willem Dafoe se venivi. Mamma mia, veramente? Sì. Ha tagliato così tutto spezzonato. Come nel film, no, era tutto, no, bello, era tutto bello. Sì, tutto bello integro, bello integro. La sua bello faccia integro super particolare. Allora, benvenuta. Grazie. Benvenuta, benvenuta. Abbiamo scherzato prima su gli anni di attesa, perché dovevi essere veramente la prima ospite della prima stagione. Ma tu sai che non me l'hanno permesso? Chi? I poteri forti? Allora, se iniziamo chi? Così, no, finiamo, no, se no, ci cacciano... No, no, no. No, non lo so. Perché ai tempi tu lavoravi a Mediaset, effettivamente poi a volte ci sono questioni di esclusive... È normale, cioè, no, sono passaggi normali. Però io ero molto dispiaciuta perché sono sempre stata una tua grandissima fan. E viceversa, Belen, e viceversa. Facciamo finta che questa sia la prima domanda di 10 anni fa... Come se ci fosse la polvere sopra. Un attimo. No, se ti avessi chiesto nel 2014, Belen, quali sono i tuoi progetti per i prossimi 10 anni? Ai tempi cosa mi avresti risposto? No, che avrei voluto fare... Avevo già un figlio. Santi era già nato. Sì, un figlio c'era. Io sì. Sono, cioè, ho dei grandissimi problemi di memoria. Quindi sì, attento alle domande che fai, perché potrebbero non essere vere le risposte. Certo. Quindi però la responsabilità sarà sempre tutta mia. E, figli? Sì. In realtà la vita che sto facendo senza meno corna. Perché di base sei ottimista. Io sono una persona ottimista e soprattutto sono una persona che scorda. Cioè, io non perdono perché sono buona. Io ti perdono perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Ah, ok, non ti rimangono proprio legate alle dita e quindi poi passano. Per niente, mi arrabbio lì per lì, poi una volta che sfogo poi stramatizzo e basta. È passato, bene. Ma in generale parlo, sì, obiettivamente, anche adesso il fatto che tu sia qui un po' lo dimostra. Ma cioè, alla fine, ma io no, non mi sono mai arrabbiata. Bene. Mai arrabbiata perché era un momento in cui non capivo nulla, quindi non me lo ricordo. Perfetto, abbiamo trovato la finestra giusta. E faccio fu. E faccio fu. Basta vestito. Ciao, cosa vuoi? Entra la costumista? Ah, ok, per me. C'è la teta costumista per Belen, costumista per Belen. Sì. Io rimango girato di qua, no, Belen. Io. No, ma c'è, è una cosa incredibile, no? Perché cioè, poi rimane sempre, ups, mi è caduta la spalina. Cioè, una sì, cosa... Cioè, Raffaella mi ha rovinato la vita. Raffaella si chiama? Sì, 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 sì. Sì, vedi, vedi, sì, sì, non ricordo mai niente, incredibile. Senti, no, e tra poco però stai per compiere 40 anni. Sì, sto per compiere 40 anni. Sono molto, 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 molto contenta. Che sensazione ti sta lasciando questo approccio ai 40 anni? Sinceramente credo che prima io fossi parecchio scema, adesso lo sono un po' di meno. Da che punto di vista? Dal punto di vista, a parte scherzi, dell'esperienza. Comunque, una ragazza quando ha 30 anni, non lo so, io sono sempre stata una persona che credevo di essere molto matura, no? Sono partita di casa da piccola, cioè, ho fatto tante cose, ho fatto sempre un po' l'adulto. E adesso che sono arrivata quasi a 40 anni, me ne rendo conto che facevo finta di essere adulto, ma... Capivo ben poco, no? Però per di l'esperienza serve tempo, servono gli anni, alla fine gli anni contano. Sì, sì, sono l'esperienza alla fine è tutto. E quindi comunque le botte, insomma, le cose che magari uno non avrebbe voluto vivere aiutano per diventare davvero un'altra persona, rialzarsi e capire tante cose, ma anche i propri sbagli soprattutto. Sì, sì, sì. Io per esempio... Mi rendo conto, invecchiando, non avrei mai pensato di esserlo, ma tendo ad essere molto nostalgico. Cioè, tendo ad avere un rapporto col mio passato che mi fa quasi sempre dire ma come stavo meglio prima? E magari prima non me ne rendevo conto, no? Cioè, passi la vita a non goderti mai il momento e poi...
E adesso hai nostalgia del passato? Allora, adesso sì. Cioè, ma lo psicologo ti direbbe, però vivi nel presente, perché se vivi nel passato o vivi nel futuro che ancora non è arrivato, non vivi mai. È quello che sto cercando di fare. Però sei diventato molto tenerone, questo sì. Ma forse lo sono. No, perché stato... ti posso dire una cosa, dietro le quinte prima di entrare c'era una signora che fissava il tuo primo piano e ha detto, ma quanto è bravo questo ragazzo. Ed è questa una bella cosa, Perché prima mi hanno detto che eri un grandissimo stronzo, per questo. Cioè, dico che... è cambiato un po' il modo di fare. No, è vero, però cioè uno tende sempre a non godersi il momento e adesso sto cercando di pensare. Sì. Anche le cose che non mi vanno bene adesso, probabilmente fra 10 anni le guarderò con nostalgia. Cavolo, quindi... siamo proprio sincronizzati alla grande. Io sto proprio facendo quella cosa là. Sto cercando anche di tornare un po' più ragazzina, perché per quanto la gente non... magari non trapela proprio questo di me, prima davvero ero tanto carica di responsabilità. È arrivato un momento della mia vita in cui non ne volevo più, non resistevo più e ho avuto un crollo gigante. Adesso invece che so che le responsabilità vanno portate a termine, ci rimane proprio questo, essere responsabili, essere maturi, ma non dimenticarci mai del bambino che c'è dentro di noi e farlo giocare sempre. Ok. È un'ottima filosofia. Parlerei velocemente di matrimonio, ma di tua sorella. Bravissimo. Sì, che sì, vedi come ci leviamo dalle... Si sposa. Quanti anni ha Cecilia? Cecilia ha 6 anni meno di me. Ah, una trentina, dai, insomma. No, 33. Sì, 33. Si sposa, le hai dato consigli, le hai raccontato... Sì, di non farlo. Ah, esatto, non sì. E lei? No, non ne vuole sapere. L'altro giorno ho sentito una cosa molto divertente, no? Che quasi il matrimonio è diventato per i presuntuosi. In che senso? Sì, perché c'è come si dice, uno studio dice che non lo so, butto a caso perché non mi ricordo naturalmente. Sì, l'89% dell'umanità, della popolazione, divorzia. Ah, sì. E quindi comunque pensare di essere parte, di far parte di quel 15% che rimane è molto presuntuoso. Quindi sei molto presuntuosa, però fai bene. Sì, ci sta, dai, è un tentativo, è giusto fare un'esperienza. C'è una battuta di un comico che anch'io non ricordo, perché mi sa che ho il tuo stesso problema, che diceva, comunque, tutti i divorzi sono iniziati con un matrimonio. Quindi parte tutto da un parte momento tutto da lì. Però non gliele devi dire queste cose adesso. No, ma no, io sto scherzando. In realtà io credo... non credo tanto magari nelle promesse, non lo so, cioè sono più che promesse, a volte sembrano minacce, no? Però io credo in un rapporto di lunga durata, credo in un rapporto di rispetto, credo in un rapporto di sincerità e soprattutto lo sogno e non smetterò mai di farlo. No, bene, buon per te. Beh, le tue cose vanno bene. No, sì, anch'io, cioè io... Sì, sì. Matrimonio con mia moglie sta reggendo, tutto a posto. Beh, stupendo, vedi, siamo anche felici, io vorrei abbiamo così, i figli. Quindi, tutto bene. Quindi bene. Beh, rimaniamo sui figli allora. Quelli ce li hai. Santiago ha fatto 11 Santiago, anni. Santiago, sì, ha fatto ieri 11 anni. Anni. Cosa avete fatto? Allora, abbiamo fatto una semplice partita di calcetto di fronte alla sua scuola. E invece venerdì partiamo all'aeroporto a Euro Disney. Ah, ok, perfetto. Così, come dicevi prima, il bambino che deve giocare si diverte lui, ma anche a te. Ti piace? Divento pazza. Montagne russe, cose. Mamma mia, sono la prima della fila e se posso farle 7 volte di fila. Sai che quando fai le montagne russe ti fanno le foto a tradimento che poi le puoi comprare? Sai che io mi metto in posa? E infatti. Io so quando c'è il flash. Ah, sì, lo guardi. Sì, faccio... Cioè, sono tutti così? E io sono. Pensa a quello che va a sviluppare le foto di fianco, cioè a te si trova Belen, dietro. Però sì. No, a parte scherzi ci gioco davvero. Sì, bravo. Sì, perché si sente il flash, una roba. Sì. Alla terza volta che la fai dici non mi fotti più. Adesso mi prenderò quella foto lì. Come va con gli altri genitori, con le mamme? Sei anche tu nel tunnel infinito delle chat delle mamme, dei genitori, dei papà, della scuola? Io ho abbandonato subito la gente. Belen è uscita dal gruppo? Subito, perché ho visto 3-4 cose e mi sono completamente spaventata. E io
ho deciso di non esserci. Sì, siete brava, c'è mia madre, ti ringrazio tantissimo, mamma, per questo che fai per me. Ah, sta lei, lei dentro? Sì, credo di sì, non chiedo molto, perché me ne vergogno un po' di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po' anarchica in questo, sì, nell'allevamento dei figli. E sei libera dal pensiero, oddio, cosa adesso penseranno, che sono Belen, me la tiro, non me ne frega un grandissimo... Niente. Sei sempre stata così? Sempre. O ti sei anche allenata? Perché devo dire la verità, io a volte, no, a volte guardando un po' quello che ti succedeva, come tutti, ma lo faccio con te, lo faccio con le persone molto esposte, a volte ci penso anche quando penso a Fedez, la Ferragni, eccetera, dico, mamma mia, non deve essere facile avere gente che ti commenta, perché un po' chi fa questo lavoro ce l'ha. Alcune persone in maniera più ossessiva che altri, no? Non deve essere... Ossessiva compulsiva, direi. Sì, sì. Beh, sì, sono 20 anni comunque che io... bazzi con il mondo dello spettacolo e comunque sì, all'inizio mi hanno ferito moltissimo, poi naturalmente capisci che devi crearti una corazza per forza di cose, altrimenti prima di tutto io penso che noi che lavoriamo nel mondo dello spettacolo siamo già di partenza dei pazzi, perché comunque c'è un lavoro estremamente particolare, cioè, ci spogniamo tutto il tempo, però non lo so se è capitato anche a te, io quando ho iniziato questo lavoro non pensavo, cioè l'ho fatto quasi, non dico per caso, però non sapevo cosa sarebbe successo, no? Sì, e poi a un certo punto è arrivata la fama di colpo e tu dici adesso come la gestisco? Quindi inizialmente ne soffrivo, adesso sinceramente leggo pochissimo le notizie che escono, cioè quasi mai. Ci riesci? Non leggo. Non leggi? Non, sì. Proprio io non mi ricerco mai nel motore di ricerca, non mi googlo. Non ti googli? No, mi... Googoli. Vedi che sono vecchia ormai. Ma vabbè, un Google, oh, non è che lo so persino io. Sì. No, Google, oh, non è... Cioè, mi sta prendendo per il culo. No, Google. Mi googlio. Mi googlio, sì, col bene che ti voglio. Sì. Una cosa un po' googlia non mi piace come parola, non è raffinata, insomma. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Che non ti vai a googolare, che è sintomo di grande sanità. Sui social invece leggi i messaggi, commenti, rispondi? Io rispondo, sono molto... Cioè, rispondo, ma perché sono veramente... Sono grata. Sono grata alle persone che comunque scrivono qualcosa di positivo, qualcosa... Io sono una che davvero fa scuola con le donne, sono una che ama le donne, cioè oggi per esempio ero per strada, ho visto passare una donna con delle gambe spettacolari, mi sono girata e ho detto oh! E lei subito, no, ti per fare i complimenti? Sì, ho detto che belle gambe che hai, complimenti, sì. Lei era tutta contenta, quindi secondo me siccome ho la fortuna di avere un pubblico femminile molto molto basso, rispondo sempre. Bene. Anche a chi ti fa arrabbiare? Ma ogni tanto mi scappa qualche... Ma rispondi per litigare o rispondi per... No, cioè fai la battuta, no, le mani un po'... Io rispondo, a volte gli scrivo semplicemente ti abbraccio e ti voglio bene. Ah, ok, per sedare. No, perché mi dispiace in realtà. Sì. In realtà io immagino una persona dietro la tastiera, cioè non penso lo scriva a me, perché io sono abbastanza forte ormai, collaudata, cioè nel senso so benissimo come gestirmi, però penso magari al bullismo tra ragazzini, io mi preoccupo, cioè Santiago ormai ha un'età in cui utilizzano i social e via facendo... E per spiegargli magari un brutto commento che un ragazzino possa ricevere, cerco di spiegare, di pensare a quella persona quanto sia arrabbiata e quanto non si stia impegnando per far sì che la sua vita sia brillante per scrivere una cosa brutta. E quindi cerco soltanto di farli riflettere, almeno ci provo. Senti, sei una donna molto indipendente, hai iniziato a lavorare molto giovane, che rapporto hai con i soldi? Sono un grandissimo disastro, ho speso veramente molto di più di quello che avrei potuto fare. Cioè, sono una estremamente generosa e sono una persona che comunque, sbagliando anche quando me ne sono arrivati tanti, se non avessi avuto la mia Antonia non avrei saputo gestirli e in più magari non ho dato il valore giusto ai soldi. Ai soldi e magari ai posti, insomma, in cui venivano modi sempre in cui invitato spesi, tutti gli amici, preso case, cioè nel senso... Secondo te qualcuno se ne approfittava? Oh! Sì?
Ah, va bene, basta. Non... Sì, è capitato anche questo. Ma beh, è normale che capiti, no? Quando... Immagino di sì. Belen, ti direi grazie mille. Mm-hmm. Come ti sei trovata? Mi sono trovata benissimo. Cioè, hai pensato, Madonna, sei... Bellissima. Cioè, io poi sono una chiacchierona, quindi, cioè... Hai pensato, mamma mia, se fossi andata subito la prima volta 10 anni fa? Ma magari... Ma risuccederà però, cioè se ti rinvitiamo torni. Ma io vengo volentieri. Non facciamo proprio poi passo... magari non mi farà ballare come una psicopatia. No, così quello la gente ormai... poi pensa male. Andava fatto, l'abbiamo fatto, passiamo oltre. Però non facciamo... La verità è che la colpa è mia, perché lui mi aveva offerto La La Land. Io ho detto, però La La Land c'è troppo da bravi ragazzi, io siccome sono un po' tormentata. Sì, sì, sì. Mi sono rivista un po' molto di più in questa... In Povere Creature, in quel tango matto lì. Sì, assolutamente sì. Ci sta. Allora, nella speranza che non passino di nuovo 10 anni, per la prossima volta, posto che andrebbe benissimo, io spero di incontrarti prima. Ma cioè, a parte che ci incontriamo sempre sì, al mare. Sì, esatto. Però, insomma...